Elia Viviani, oggi si arriva al velodromo, prendiamo spunto da questo per parlare intanto della tua ultima esperienza con la Nation Cup. Com'è andata? La Nation Cup bene, contentissimo dell'Omnium, nell'americana anche, siamo stati in lotta a podio fino a 20 giri dalla fine, scarte, poi siamo andati in difficoltà negli ultimi 20 giri e avevo ancora una possibilità di vincere l'ultima volata e balzare secondi, ma non eravamo più brillanti quanto serviva, ecco. Quindi bene l'Omnium, bene la Madison, col quartetto c'è un po' da tirare in qua una quadra quando mancano i top rider. Mi fa piacere però aver lavorato per e essere tornato a fare un quartetto, perché ne ho bisogno. Infatti Villa diceva che dovresti essere preso da esempio anche dagli altri proprio per questo motivo. Ah, i ragazzi sappiamo come sono campioni olimpici in carica, nel senso che quell'Olimpiade l'hanno vinta in quattro, ma il gruppo che è campione olimpico, quindi sanno come lavorare, c'è solo da aggiustare il tiro su come si affronta queste prove. Siamo in qualifica olimpica, ovviamente è importante stare nei 10, quello che ci dà tranquillità, e come dice Marco il ranking sarà importante, perché a Parigi vorremmo partire tra gli ultimi 3 o 4, quindi sarà importante le prossime prove non fare più passi falsi assolutamente, ma abbiamo comunque, anche quando ci sono delle assenze, abbiamo un quartetto che è e deve essere competitivo. Parlando invece di strada, adesso c'è la volontà di correre un po' di più? Sì, ho faticato a trovare condizioni inizio stagione, quindi nessun risultato tra San Juan e poi UAE Tour, quindi abbiamo deciso di lavorare in gare come questa, dove riesco a fare un po' più di fatica magari in salita, così, per trovare quella condizione. Sono sempre stato uno che ci ha messo un po' per arrivare alla condizione, che ha bisogno di correre, quindi stiamo aggiungendo delle gare per trovare il colpo di pedale giusto per vincere in questo ciclismo moderno, che è sempre più difficile. Ci dicevi prima dell'intervista che qua ci hai già vinto la Coppa Bartali anni fa, però è una tappa un po' diversa. Oggi, mi sì, la Coppa Bartali negli ultimi anni è cambiata tanto, e negli ultimi 2 anni soprattutto è diventata veramente una corsa per scalatori. Infatti, se vediamo la lista di partenza, non c'è nessun corridore veloce, questo complica le cose, ma è quello per cui sono venuto qua, quindi far fatica a trovare un colpo di pedale giusto. Sicuramente ho dei bei ricordi, perché quando si vince non si dimentica mai delle vittorie, e è bello essere qua, soprattutto correre in Italia, un qualcosa che mi mancava da un po'. Bello, bocca al lupo. Viva il lupo, ciao.